Nicola Delisio, tecnico della Faga Gioielli Isernia Futsal, calcio a 5, un sabato una gara importantissima che potrebbe coronare una stagione altrettanto esaltante. Sì, sabato abbiamo la finale contro il Santa Croce. Sicuramente la stagione la possiamo ritenere positiva. Abbiamo vinto già una Coppa Italia, quindi arrivare in finale è una cosa positiva sia per la squadra che per la società. Quindi speriamo di vincere anche questa finale. Gli avversari sono molto ostici come squadra, però noi ci crediamo. Beh, certo, non crederci sarebbe il colmo. Tra l'altro, una squadra potremmo definire autoctona di calcio a 5, quindi tutti i ragazzi del posto, l'unico straniero sarebbe il mister, diciamolo scherzosamente. Però è importante questo perché sabato ci sarà bisogno dell'apporto del pubblico per spingere questi ragazzi. Sicuramente, speriamo che sabato vengano un po' di tifosi a vederci, anche perché gli avversari porteranno sicuramente un po' di tifosi al seguito. Quindi, siccome si tratta di una finale, siccome giochiamo in casa, speriamo nell'apporto del pubblico. Poi l'Isernia di Serie B ha vinto il campionato e non c'è, quindi voglio dire, speriamo che le attenzioni si rivolgano su di noi. Sarà l'unico evento, diciamo, del sabato di calcio a 5. Sì. Però possiamo dare un attimo qualche dato tecnico. Sicuramente l'avversario merita perché per arrivare in finale di playoff vuol dire che siete Sicuramente. le due migliori espressioni della futsal di C1 regionale a livello locale. Sì, sicuramente. Dopo il Cicquani che ha vinto il campionato, sicuramente noi, la Futsal Isernia e la Santa Croce, hanno raggiunto la finale, quindi sono due squadre buone. Due squadre buone. Speriamo in una bella partita, speriamo in una partita, diciamo, tranquilla, e speriamo ovviamente nella vittoria. No, speriamo anche che ci sia spettacolo, perché se ci sono una finale playoff ha sempre dei leitmotiv diversi rispetto ad una semplice vittoria di campionato, ad una partita di campionato. Quindi ci sarà da aspettarsi anche dal punto di vista tecnico, per insomma, i più appassionati, addetti ai lavori, motivi di interesse in più. Sicuramente, anche perché le due squadre sono due buone squadre, sia da un punto di vista tecnico che da un punto di vista tattico. Quindi io penso che lo spettacolo non mancherà. Speriamo che ovviamente prevale la Futsal Isernia. Cosa, se dovesse togliere qualcosa alla Santa Croce, cosa toglierebbe? Oppure è meglio scontrarsi al completo per non avere poi alibi in un secondo Ma momento? non voglio togliere a nessuno, sinceramente, ma la voglio giocare al completo. Voglio giocare contro. Io voglio stare al completo e voglio giocare contro loro che siano al completo. Ovviamente, perché non voglio poi che ci siano recriminazioni dopo la partita. Quindi giocarsela alla pari è più bello. È il più bello. E allora, per rendere ancora più bello questo evento sportivo, ricordiamolo, Palasport, ore 16 a Isernia, sabato prossimo, un appello ai tifosi, facciamolo perché sarà importante, ripetiamo, il sesto uomo in campo. Sicuramente spero che sabato alle ore 16 sia tanta gente di Isernia, anche perché la squadra è un'espressione di Isernia, sono tutti ragazzi di Isernia, io sono soltanto il forestiero, quindi mi auguro che ci siano anche degli appassionati di calcio a 5 per la Serie C1 che vengano a sostenerci. In bocca al lupo.